L'evento può diventare capitale della cultura europea prima che italiana, ma le capitali italiane, fra cui c'è stata recentemente Procida, sono state l'effetto di Matera, l'invidia e la competizione di Ravenna, Lecce, Lucca. Eh, Mantova ha indotto il ministro di allora a inventare le capitali italiane. Ora Benevento ha la dimensione di civiltà, di tradizione, del mondo sannitico, del mondo longobardo, della civiltà romana, che sono un valore che può essere europeo. Allora quello che è capitato a Matera può capitare ad almeno altre due o tre città del meridione, che sono luoghi dove la cultura... Accende una economia positiva. Il meridione è la Magna Grecia e la civiltà europea dalla Magna Grecia parte. Il pensiero è il pensiero meridionale. Allora, o c'è questo orgoglio, oppure l'Europa andrà a rovescio, eh, il meridione sarà solo Lampedusa, cioè il luogo dei migranti. No, il meridione è una quantità di meraviglie che vanno dalle più belle sculture del mondo, che sono a Reggio Calabria e i bronzi di Riace, alle più belle rovine antiche, che sono quelle di Pompei e di Ercolano, oltre alla città di Napoli. Poi, se tu guardi cosa può, è diventato. Grazie alla bellezza Capri, capisci che la bellezza è il futuro. Ci vuole un parlamentare che faccia capire che non dobbiamo giocare tutto soltanto sui temi dell'energia, dell'economia, ma che l'economia più forte è quella di luoghi irripetibili, l'esperienza del Musa qui a Benevento dimostra che anche il mondo contadino è un mondo di desiderio, tu vuoi tornare indietro e oggi puoi essere il luogo più bello e più eh, isolato e remoto del mondo e collegarti al mondo con internet, con i social cioè noi dobbiamo mettere insieme ciò che ci è utile della tecnologia con ciò che è la conservazione di qualcosa di assolutamente unico, noi abbiamo una unicità nel meridionale che non ha nessun'altra area d'Italia e nessun'altra area d'Europa. Ecco perché occorre qualcuno che sia testimone di come la cultura è la chiave dello sviluppo del meridione e qui la bellezza del mondo contadino, del paesaggio. Sentire un vecchio parlamentare come Nardone che attacca le pale eoliche come ho fatto io per primo fa capire che quando arrivi a Foggia vedi che vi hanno rubato la bellezza, hanno cancellato il paesaggio. E questa battaglia l'ho fatta io per primo e oggi tanti capiscono che avere delle colline, avere gli Alburni, avere il Cilento con le paleoli, che vuol dire cancellare le ragioni per cui si fa un grand tour, che vuol dire turismo, per scendere in Italia per vedere i luoghi più belli del meridione. Ha incontrato il sindaco di Benevento? Non ancora, abbiamo parlato al telefono con sua moglie. E lui ha il problema che è un democristiano, quindi lui è nostalgico di un partito che non c'è più. Naturalmente oggi l'alleanza con Renzi vuol dire due democristiani che hanno scelto come modello il modello dei radicali, perché gli Stati Uniti d'Europa sono un'idea di Pannella con cui ho fece una lista tanti anni fa, che aveva in mente... Ora, quel modello americano è un, probabilmente una proposta dei due democristiani che non potendo più pensare a quel partito possa rinascere, cercano di trovare da persone furbe e sveglie come sono delle proposte